Buonasera e benvenuti alla 23esima edizione del Festival di Bobbio. Io faccio gli onori di casa. In questa bellissima serata e sono qui soltanto per presentare Enrico Magrelli che condurrà la serata, che lascio sul palcoscenico. Ci vediamo durante queste due settimane. Grazie Pier. Buonasera, bentrovati e benvenuti, che è poi la formula che usiamo tutte le sere. Forse qualcuno di voi per la prima volta viene a trovarci al Festival di Bobbio. 23 anni sono tantissimi, siete tantissimi voi e questo naturalmente ci fa un enorme piacere. Il film che state per vedere è un film importante, potrei usare un'infinità di aggettivi, uso soltanto importante. La risposta degli spettatori in queste settimane è altrettanto importante, significativa, forse desiderata, ma credo anche in attesa probabilmente. Credo sia il record assoluto finora, Marco, guardo te, da un punto di vista degli incassi, no? Che sono sempre un... Per l'euro, sì, poi però bisognerebbe fare, come dire, con l'inflazione. Sì, va benissimo. È un film che giustamente sta raccogliendo riconoscimenti, per cui sia Marco che l'eccezionale protagonista del film stanno in giro per l'Italia, non solo per l'Italia, a ricevere così. Chissà poi dove li mettono in casa, questa è poi la domanda che uno si fa sempre. E come sapete, il piccolo format del Bobbio Film Festival prevede un saluto, che adesso verrà fatto dai protagonisti della serata, e poi chi avrà voglia, tempo, subito dopo la fine della proiezione ci sarà modo di conversare, di chiacchierare. Non è mai un dibattito vero e proprio, no? Perché soprattutto in questo caso io, in altre serate ci saranno altri colleghi, io farò due o tre domande, poi la cosa importante però è sentire le vostre reazioni, le vostre considerazioni, le curiosità che il film sta per suscitarvi. Saremo molto brevi perché il film ha una sua importante, questo lo uso di nuovo scientificamente, per tutti quelli che hanno avuto modo di vederlo e di rivederlo, io ho incontrato anche persone che l'hanno visto più di una volta, alla fine non hanno minimamente percepito la durata del film. A volte ci capita per lavoro di vedere dei cortometraggi che sembra che durino 50 anni. Allora, prima di invitare appunto i due dei nostri ospiti, poi ne troveremo un altro anche nella chiacchierata che faremo dopo, io vorrei salutare Anna Ferzetti, l'attrice Anna Ferzetti, che è con noi questa sera. E volevo salutare anche un amico, ma non solo un amico del festival, proprio perché l'altro anno ha diretto proprio con Fare Cinema il cortometraggio che sarà poi presentato a Venezia tra un mese circa, che è Gianni Amelio, che credo sia qui con noi anche Gianni. E adesso invito invece a raggiungermi Pier Francesco Favino e Marco Bellocchio. Buonasera. Che devo dire? Quello che vuoi. No, sempre, ho già detto varie volte, quando c'è un pubblico così numeroso fa sempre piacere, insomma. Volevo però ricordare anche un grande attore, Fausto Russalesi, che ha interpretato il personaggio di Giovanni Falcone, che vedrete che è un personaggio strategico. Basta. Però c'è il tetto, quindi anche se piove un po' dopo, per chi volesse restare, lo diciamo sempre, noi saremo a disposizione, ben felici, siamo qua, di rispondere. Siamo qua, lasciamo per... voi. No, che cosa? No, non ti chiedo nulla perché lo sappiamo bene, prima di vedere un film o rivedere un film... Uno se lo vende sempre benissimo, no? Poi dice, no, tutto quello che hai detto entrambi prima... Hai sentito, bravo, già delle cose. Vabbè, sulla fiducia, insomma. Esatto, no? Io ringrazio preventivamente.
No, davvero. Davvero. No, sono molto felice di essere qui dove il mio maestro ebbe i Natali. No, davvero, sono davvero felice di essere qua. Questo rispetto dovuto all'età, eh. Sì, se sarà un coetaneo lo schifavo. No, non è vero, ovviamente non è così. Sono molto felice di aver fatto questo film insieme a quella persona lì, davvero, e sono molto felice di essere qua a onorarlo. E grazie davvero di essere così, così numerosi. Dopodiché, come ha detto lui, ci ha messo un po' a dire durata. Prima dicevi, perché mi hanno detto, dai. Esatto. Però come diceva giustamente Enrico, invece il film vedrete quanto scorre velocemente. Saremo qui a disposizione nel caso, sempre che non mi facciano bere troppo, dopo. Ti faremo bere pochissimo, quindi stai tranquillo. Ovviamente coinvolgeremo anche Fausto nella conversazione successiva, perché proprio l'incontro dei due personaggi e di due eccezionali attori credo sia poi importante, no? Ci potete raccontare delle cose proprio di lavoro, suppongo, spero. Allora, non è ancora finita, ma dura ancora un secondo. Io invito anche Simone Gattoni a raggiungerci a questo punto, che è stato il produttore esecutivo del film, perché contrariamente a quello che facciamo di solito, come sapete, questi qui sono i momenti più esilaranti di solito, perché sono quanto di più informale. Francesca ne sa qualcosa, no? Nel momento di consegna di qualcosa, però giustamente Marco voleva, prima della proiezione, omaggiare... No, te l'hai già dimenticato, va bene, era già... ne avevamo discusso per un po'. No, non avevo capito se era prima o dopo. No, prima. Vabbè, prima, meglio sì. Se quello chiamiamo prima. No, avevamo deciso col festival... di attribuire a Beppe Caschetto e a Pierfrancesco un premio che noi chiamiamo il Gobbo d'Oro, che è un premio che è anche abbastanza carino. Ma c'è? Non c'è? Vieni, Beppe. No, vieni, vieni. Beh. Beppe, vieni. Beppe Caschetto non ha bisogno di presentazioni, è un grande produttore, e grazie a lui si è potuto fare il film. Ecco, questo, attenzione, picchio. È questo? No, il Gobbo d'Oro. Sono io. No, io sono... Che cosa? Io non so se è fatto a immagine e somiglianza, io ho una leggera incurvatura alle spalle, però insomma sono molto felice del Gobbo d'Oro che si distingue dal Globo d'Oro non solo per la L, ma anche per la forma. Esatto. Tu dici, ma dicevo soltanto questo, che i premi sono sempre graditi, ma lo sono ancora di più quando hanno una forma e un'immagine che si può mettere sulla scrivania, insomma, perché ci sono dei premi che uno dice vabbè, d'accordo. Questi penso che siano anche belli e dobbiamo ringraziare per l'ennesima volta lo scultore Scaglioni che lo ha ideato, che lo ha inventato. Grazie. Buonasera a tutti, questo signore è stato la scintilla che ha fatto iniziare Il Traditore, è un grandissimo produttore e un vero amico che è stato vicino nel momento di difficoltà, come quell'altro, quindi siamo felicissimi di essere qui e di darvi Gobbo d'Oro. Grazie. Marco, a me sei abituato agli applausi, no? Perché poi dopo la presentazione in concorso al Festival di Cannes, come dicevamo prima, il film sta girando in varie situazioni, in varie piazze, sta incontrando il pubblico non solo nelle sale ma anche in occasioni come queste, e la risposta è sempre la stessa, il che vuol dire una sola cosa, che gli spettatori incontrano un film fondamentale, quindi adesso cambio un po' gli aggettivi, secondo me è un capolavoro, un grande capolavoro del cinema italiano, ma non solo italiano. Come forse avrete letto, il film è stato venduto in tantissimi paesi, non so a che numero siamo arrivati, perché ero fermo a, appunto, siamo già
ha una cifra incredibile e continuerà ad avere una vita nei festival. Chiusa questa parentesi, veniamo al film. Come dicevamo, la cosa poi importante è sentire voi, quindi questo il microfono arriverà nelle vostre mani e potrete chiedere quello che vi sembra più opportuno. Io ho due cose sulle quali fino a non abbiamo avuto occasione di parlare, almeno pubblicamente, e una proprio è l'idea del, poi parleremo di Buscetta, parleremo di questo personaggio così ambiguo, così complesso, verso il quale, come poi spesso accade quando si vedono i cattivi, fra virgolette, o anche senza virgolette, sullo schermo, da parte di noi spettatori scatta sempre una empatia, forse, o una simpatia abbastanza strana, no? Ma non perché ci identifichiamo con chi incarna o incarni il male, ma vorrei partire proprio dall'idea di tradimento, che credo sia una delle idee di fondo dal quale tu ti sei mosso, Marco, nel momento in cui hai cominciato a ragionare su un film, lo avete visto, no? Che è un film anche produttivamente, quindi poi chiederemo a Beppe e a Simone di quanto è stato complesso mettere insieme questa macchina, che è una macchina produttiva ma anche una macchina di racconto. Però partiamo proprio dal tradimento, che è una scelta, un'opzione, uno stato d'animo, forse un sentimento, una presa di posizione concettuale o emotiva molto, molto forte. È una domanda? È una domanda senza punto interrogativo. No, sicuramente il. Allora, partendo dal. Non dal soggetto, dal titolo, neanche il titolo, dal personaggio, appunto. L'ho già detto varie volte, Beppe Caschetto mi parla di Buscetta, quindi da produttore, se volevo fare un film su Tommaso Buscetta. Allora lì, detto questo, un regista dice, ma qual è la chiave? Bisogna trovarla. Sì, anch'io da cittadino, da lettore, da chi guarda la televisione, mi ricordavo Buscetta, il grande collaboratore di giustizia, anche se lui negava di essere così, e il suo rapporto con Falcone, che ha permesso poi di istruire il grande processo. Ma però per me è chiaro, un regista deve trovare una traccia personale, ecco, e allora è proprio il suo tradimento, e quindi sul tradimento le riflessioni sono state tante, insomma, nel senso che tradire non è sempre qualcosa di negativo, tradire è anche voler cambiare la propria vita, voler cambiare le proprie scelte, voler separarsi dal proprio passato. Tutti noi abbiamo fatto dei tradimenti che ci hanno permesso un'evoluzione. Io cito sempre il tradimento della mia formazione cattolica. Ecco, ad un certo punto non ho mai pensato di fare parlavamo con Pierfrancesco di un personaggio che da ragazzo voleva fare il prete. No, io non ho mai pensato di fare il prete, però insomma fino alla preadolescenza credevo in certi valori, in certi principi che mi avevano, a cui ero stato educato, la confessione, la comunione, l'inferno, il paradiso, insomma il bene, il male, ecco. In qualche modo da un certo momento in poi ho tradito questa formazione cattolica, ecco, e sono diventato un altro perché pensavo che a un mondo che dovesse cambiare in un altro modo. Poi c'è stata tante altre esperienze, fino all'esperienza politica, che mi contrapponeva a quel tipo di formazione. Poi ci sono tanti tradimenti nella vita, ma è come se i tradimenti fossero
spesso qualcosa di necessario, non so di bello, ma di necessario. Questo lo penso io. E naturalmente Buscetta ha tradito il proprio passato, però secondo un'idea che cosa nostra, la mafia, certi principi su cui lui si era formato fossero giusti. Altri avevano tradito, i Corleonesi, Reina aveva tradito quei principi, e quindi lui non si sentiva un traditore, ma i traditori, lo dice nel film, sono altri. Mi fermo. Beppe, c'era un inizio d'applauso, quindi subito mi sono fermato. No, non è che... si può applaudire. Non cercavo l'applauso. No, ma non perdiamo tempo se ci sono gli applausi, assolutamente. Beppe Caschetto, perché Buscetta? Perché secondo te è un personaggio sul quale si può fare un film, si può lavorare? Ma era un personaggio assolutamente drammatico, secondo me. Ha vissuto una vita drammatica, ma aveva colpito anche questo aspetto suo legato a un'ipotesi consolatoria che era quella di morire nel suo letto, se avesse potuto. E quindi ti immagini che la vita di ciascuno di noi possa essere attraversata da mille sussulti, da mille conflitti, tant'è che poi diventi consolatorio e in qualche modo assolvente quello di poter finire la propria vita con se stessi. Ma tutte le volte che ero riuscito a pensare a questo personaggio, avevo letto tanto di lui, mi veniva sempre in mente che non si sarebbe potuto probabilmente fare un racconto, un film, perché era difficile evitare la trasformazione in un eroe empatico, e trasformarlo in un eroe sarebbe stato un po' anche dal punto di vista della nostra storia qualcosa di poco accettabile. È venuta l'idea di proporla a Marco, l'ho fatto con molta timidezza, devo dire la verità, e quando gliel'ho detto Marco mi ha guardato anche male, abbastanza male, poi a questo modo sempre poco accogliente, quando vuole essere poco accogliente, sempre educato, educatissimo, ma scoraggiante, nel senso che ti guarda come se tu avessi detto la cosa meno sensata della tua vita, e poi tu aspetti, poi dici ti faccio sapere. È stato un colloquio surreale in un ristorante di Roma, non ricordo ancora. Ma perché l'idea di chiederla a Marco? Poi mi taccio. Perché immaginavo, la mia curiosità era sapere come si potesse quadrare una cosa che nella mia testa non si era mai risolta, non si risolveva mai. Ma come fa questo a diventare un eroe? Era un eroe a suo modo. E quando ho visto il film, ho capito una roba, ho detto davvero, e ne parlavamo con Farinelli, che è il presidente della Cineteca di Bologna, anzi è l'amministratore della Cineteca di Bologna, di cui il presidente Marco. E ci dicevamo, se l'avesse fatto Scorsese, Favino sarebbe diventato un mostro di simpatia, sarebbe diventato un eroe quasi allegro, simpatico. È riuscito a fare di questo personaggio un personaggio con cui empatizzi per la sua parabola drammatica, per la sua disperazione. Sono tutti, se voi ci pensate bene, dei disperati. Anche Rina, tutti questi qui sono figure che di epico non hanno nulla, cioè hanno una tragedia dentro terribile. Quindi l'idea era proprio, è come quando tu vai da un professionista, da un architetto, gli dici mi aiuta a disegnare, come si ha ridisegnare la mia camera da letto, dicono sempre delle sciocchezze più grandi delle tue, quindi io mi incazzo sempre quando vado da questi, perché le mie idee mi sembrano sempre migliori della sua. Invece con Marco ho detto, vuoi vedere, dico, è l'unico che può avere, a me non viene, dico, a lui verrà, quindi ho finito, era solo questo, capire come l'avrebbe fatto lui, poi l'ha fatto, tutto qua. Beh, speriamo che... Allora, come diceva Pier Francesco, gli architetti in sala non se la prendano assolutamente, naturalmente. E speriamo che questa cosa avvenga di nuovo, insomma, no? Che delle idee che tu dici, però non so vederle. È così, e poi dico un'ultima cosa, perché i ringraziamenti sono una cosa un po' retorica, eccetera, eccetera. A me la cosa che è piaciuta moltissimo di questa compagine, che è la compagine di Bellocchio, la famiglia di Bellocchio, perché ha fatto parte del team Simone, che credo un figlio putativo ormai, la moglie, Francesca. La cosa che mi è piaciuta molto è che quando fai una cosa con loro,
ti senti di poter in qualche modo provvedere indirettamente al film e a sostenerlo. Ed era così. Marco voleva fare una cosa, anzi Favino voleva fare una cosa, decideva Marco se si poteva fare o no, Marco ne voleva fare una, Simone Gattoni, che ha curato l'intera realizzazione del film, dall'A alla Z, lo metteva in condizione di farlo, io mi occupavo, stavo sempre con le mani nel grasso in officina a occuparmi d'altro, a vedere di risolvere, come si dice, le partite finanziarie. Però la cosa bella è che era un team in cui non c'è mai stata una discussione, se non altro di, solo di natura credo artistica, contenutistica, ma mai una discussione su chi dovesse fare cosa. Ciascuno provvedeva a qualcun altro. E il fatto che siamo qui a Bobbio, nel mondo di Marco, dove ha le sue radici, a me piace moltissimo, perché evidentemente quello che lui ha fatto nel film l'ha trasferito poi nella sua vita reale e viceversa. È stato non difficile fare un film, seppur il film fosse così complesso. Ha fatto molta fatica lui, ma non è stato tanto difficile perché c'era molto affiatamento e ciascuno provvedeva sempre ai bisogni di qualcun altro. Grazie. Poi chiederemo naturalmente a Simone quanto è stato complicato, no, perché noi vediamo un oggetto finito e però c'è dietro fatica, preparazione, ansie. Pier Francesco, allora appunto Peppe Caschetto sottolineava questa dimensione familiare. Allora partiamo da lì e poi volevo chiederti, e soprattutto volevo che poi chi ci sta ascoltando conoscesse quanto tu hai lavorato in termini di ricerca, no? Quasi come un vero e proprio secchione serio, attento. Però partiamo dall'entrare in questo universo. Ah, innanzitutto una premessa: io prima temevo il vino, vi devo dire che avevo sottovalutato il cibo, per cui se mai mi dovesse saltare qualche consonante non è per alcol ma per glicemia. Quindi già mi sono scordato la domanda, no, cioè, comunque veramente, cioè, siete un attentato al fegato di qualsiasi uomo che non sia di queste parti. Io questo vorrei che voi lo sapeste, nonostante abbiamo girato a Palermo. No, sto scherzando. Ovviamente il lavoro, ma non sono un secchione, io penso che questo lavoro si faccia in un modo solo, si faccia in questo modo qui. Cioè, se io ho la fortuna di fare Buscetta, non vado sul set aspettandomi che qualcun altro mi racconti chi era Buscetta. Io porto il mio lavoro. Il mio lavoro non è una cosa che ti svegli la mattina e decidi di fare l'attore. Il mio lavoro è un lavoro che è fatto di preparazione. E la mia preparazione significa portare al regista con cui sto lavorando il massimo di quello che posso portare dal punto di vista della conoscenza storica e anche di più. Nel caso specifico stiamo parlando di un uomo che non voleva si sapessero un sacco di cose, per cui quella è stata per me la cosa più importante, cioè cercare di intuire ciò che lui non voleva che si sapesse di lui. Quindi su questa cosa del secchione mi verrebbe da ribaltarla, no, lo so, però mi verrebbe da ribaltarla dicendo forse ci sono i pigri. Se no parliamo sempre del fatto che uno fa il proprio mestiere come dovrebbe essere fatto e sembra che sei strano tu. No, non penso che sia così. Penso che noi abbiamo un mestiere a cui teniamo ognuno di noi e che ci mettiamo il massimo della nostra professionalità per farlo al meglio, nel rispetto del pubblico e nel rispetto anche della passione che abbiamo scelto. Quindi nel caso specifico c'era un materiale sconfinato e per il 70% ignoto, perché comunque appunto quest'uomo è stato talmente abile, talmente scaltro da costruirsi la memoria che noi avremmo avuto di lui attraverso i libri che sono stati scritti anche grazie alla sua collaborazione, attraverso questa sua capacità enorme di saper forse manipolare anche gli avvenimenti che gli sono capitati. Il primo di tutto il fatto che lui a un certo punto avesse detto: no, siete voi i traditori. Ora Buscetta, nel momento in cui viene arrestato ed estradato, non ha molte chance: o muore in carcere ucciso o trova il modo di manipolare la realtà, e il suo modo di manipolare la realtà è dire: no, siete voi che avete tradito, io rimango mafioso,
ma siete voi che avete tradito. Ora, dal punto di vista giuridico, è una grandissima mossa, è una mossa da avvocato, è una mossa da difensore di se stesso, ma non è una mossa storicamente reale. Buscetta non nasce mafioso, sceglie di essere mafioso, non nasce da una famiglia mafiosa, nasce da una famiglia di artigiani. Quindi la sua prima colpa, per la quale non si può veramente provare empatia per lui, è che lui sceglie di appartenere ad un ambiente criminoso al quale non appartiene per sangue. E quello, di default, lo rende un colpevole e una persona della quale possiamo avere dell'empatia rispetto a quelle che possono essere le emozioni che ci riguardano, ma non certo perdono. E questa è una cosa che lui non scrive, lui non dice. Lui è un uomo che è figlio di vetrai, figlio di gente che fa gli specchi e si cambia le fattezze del volto da ben prima di essere ricercato. Quindi il primo tradimento, secondo me, è verso la sua origine, è verso suo padre, è verso la sua famiglia. Uno che non vuole assomigliare alla genia a cui appartiene, prima ancora che all'ambiente al quale appartiene, è una persona che ha un problema con la propria identità. E per tutta la vita però dice: la mia identità è una. In questo c'è una visione tragica, forse più che drammatica, dell'uomo, dell'individuo. E quindi da questo insieme di spunti è partita una riflessione che aveva a che fare sì con la realtà e con quello che evidentemente o possibilmente è accaduto, ma anche a quell'intuizione, invenzione creativa, artistica, veramente, che era quella che io avevo letto immediatamente nella sceneggiatura. Cioè Marco, secondo me, ha scritto una tragedia. Tant'è vero che i personaggi che ne fanno parte sono personaggi estremamente legati alla terra. La visione di cui parlava Beppe è, secondo me, unica. Noi raramente abbiamo visto la mafia come una tribù. Questa è una tribù di pastori. Di pastori che lottano però non più per la sopravvivenza fine a se stessa, ma per il potere e per il denaro. Ma se andassimo a mettere queste persone qui in un film che vedrete come Il Primo Re, non sarebbe diverso. Sono persone che potrebbero lottare con le ossa degli animali e non cambierebbe assolutamente quello che loro stanno facendo. Il vero scontro con la realtà ce l'ha nell'incontro con Falcone, in cui lui per la prima volta, di fronte ad un uomo che è endemicamente, per un popolo che è abituato, parlo proprio di un popolo e non parlo dei siciliani, un popolo, una etnia che è molto più lontana di quello che immaginiamo, che vede nell'ordine costituito il nemico, ha di fronte un uomo che, pur appartenendo a quel mondo lì, invece ha lo stesso senso di lealtà verso un ideale di giustizia che non ha a che fare con come questa giustizia viene esercitata, ma la fedeltà di quest'uomo a quell'ideale di giustizia è pari alla fedeltà dall'altra parte di quell'uomo a quell'ideale di ingiustizia oppure di giustizia dal suo punto di vista. Per cui è veramente come se si scontrassero due mondi. Io ho sempre letto questo film come se stessimo parlando dei greci, come se stessimo parlando di Shakespeare. Cioè, sono grandissime cose che si muovono sotto questa storia. Le cose che si muovono sono degli istinti primordiali degli uomini. La sopravvivenza in alcune condizioni scelte colpevolmente, il senso dell'ideale di giustizia e un destino più alto del quale poi forse entrambi sono vittime, che si vede uscire ogni tanto da un negozio magari in mutande, ma che poi alla fine invece è assolutamente superiore agli ideali che non hanno a che fare col mondo reale, con come noi lo conosciamo. Per me questa era la storia. Era la storia di due realtà che si scontravano in un certo momento e senza saperlo andavano incontro al loro destino, come può essere la storia di Edipo per me. Pierfrancesco, ti sei avvicinato proprio a una cosa nella quale volevo coinvolgere anche Fausto, no? Perché appunto Falcone e Buscetta rappresentano due realtà totalmente diverse. Da una parte c'è la legge dello Stato, dall'altro c'è la legge, mi piace molto l'idea della tribù, no? Perché è un po' così, del clan, di, no?
Allora, ci raccontate come, e poi naturalmente lo chiediamo anche a Marco, no? Perché quelli sono dei momenti, tra i momenti molto intensi, in cui tutto passa attraverso le parole, in cui sicuramente c'è una un'intesa, chiamiamola così, no? Anche se non è la parola più corretta, c'è un rispetto quasi reciproco fra i veri, forse, Falcone e Buscetta, perché naturalmente poi, come tutti i film, soprattutto in questa è un'altra cosa che vorrei chiedere proprio dopo a Marco, ci sono dei documenti, c'è la ricostruzione di alcune cose e poi però c'è tutto il lavoro sulle psicologie, sui fantasmi che poi i personaggi si portano, e quello uno non li trova né nei libri né nei documenti né nelle registrazioni. Però veniamo proprio a questo confronto, incontro che c'è fra i vostri due personaggi, come ci avete lavorato, che tipo di minuziosa ricerca è stata fatta per poi arrivare a quell'efficacia che ha sullo schermo. Ma intanto credo che c'è stato la conoscenza proprio di questi due personaggi. Loro si conoscono nel film, si conoscono proprio in quel momento, per cui attraverso quei dialoghi ci si studiava. Quindi credo ci fosse molta curiosità di capire chi hai davanti. Appunto, come dicevi prima, sono due rappresentano due cose molto differenti, ma c'è rispetto, c'è un rispetto un po' che ha a che fare con una cultura, penso siciliana. Un po' perché, anche questo studiando Falcone, mi è sembrato proprio di scoprire proprio che Falcone si metteva sempre, e in questo caso più che mai, di fronte alle persone che interrogava, cercando veramente di vedere che l'essere umano, cercando di, da un certo punto di vista, di mettere da parte il pregiudizio, di incontrare veramente quella persona. C'è una cosa che lui più volte ha ripetuto nelle interviste: la mafia ci somiglia. E questo è fondamentale, perché è come dire, stiamo parlando di qualche cosa che è nell'essere umano, e quindi è quella cosa che voglio sapere che cosa è, oltre poi a sapere quelli che sono i fatti concreti che poi porteranno, grazie a queste rivelazioni, al maxi processo. Per quanto mi riguarda è stato un lavoro guidato da Marco in sottrazione, perché Falcone nel film, proprio per la scelta che è stata fatta anche proprio in sceneggiatura, vive proprio in questi colloqui. Non c'è un Falcone pubblico in questo film. E si fa osservatore e contenitore delle dichiarazioni di Buscetta. Siccome Falcone è per tutti noi una cosa, un personaggio enorme che è fortissimo nella memoria di ognuno di noi, questi incontri davano la possibilità di mostrare forse un aspetto più meno conosciuto, anche frutto probabilmente di immaginazione, da quello che personalmente ho recepito dal materiale che c'è, per esempio.
Questo. Per Francesco, tu hai fatto anche un lavoro molto attento sul dialetto. Hai voglia di raccontarci come hai trovato quel dialetto, no? Perché poi qualcuno ha scritto, dice, sento degli accenti, così, un vago sapore pugliese, che chissà dove sta, vabbè, poi ognuno sente quello che gli pare. Vabbè. Tu però hai lavorato attentamente su quello e su un siciliano di un certo periodo. Ma Buscetta aveva un modo molto particolare di parlare, lo potete sentire, poi ci sono delle cose su YouTube. Innanzitutto lui non amava parlare in dialetto, il dialetto siciliano che Buscetta parlava era un palermitano degli anni 50. In ogni singolo mandamento di Palermo c'è un modo diverso di parlare, per cui per esempio se sentite Locascio, lui parla la lingua siciliana, la lingua palermitana di Brancaccio. La lingua palermitana di Buscetta era di Porta Nuova, per cui io, anche aiutato dalla produzione, ho trovato un puparo siciliano a cui ho chiesto: mi devi ridare il suono di quel palermitano lì. Però ti ringrazio della domanda rispetto anche a quanto abbiamo detto prima. Cioè, secondo me uno degli aspetti del palermitano e uno degli aspetti del palermitano utilizzato dall'ambiente mafioso è quello di avere tanti livelli di comunicazione, e molti di questi livelli sono non verbali. Molte delle cose che vengono dette in un modo, a seconda del suono in cui vengono dette, hanno un significato piuttosto che un altro, che solo un siciliano che proviene da una zona non così lontana da Porta Nuova poteva comprendere. E quindi Falcone, che è della Calza, e Buscetta, che sono di Porta Nuova, sono a distanza di 400 metri l'uno dall'altro di confine. E quindi certe cose che vengono dette con un significato e che noi assumiamo secondo un significato ne hanno tutt'altro se a comprenderle è una persona che sa che quell'andamento della parola, piuttosto che non quel gesto accompagnato a quel modo di dire, significa tutt'altro. La prima volta che Falcone capisce che Buscetta vuole collaborare è perché quando lo incontra a Palermo, in Brasile, Buscetta, improvvisamente uscendo dal brasiliano, dice: dottore Falcone, per parlare di questa cosa noi dovremmo passarci giorni e notti. Il fatto che lui dicesse dottore Falcone voleva dire che lui stava dandogli effettivamente il valore che lui aveva. Se io voglio offendere qualcuno all'interno di quel mondo, lo chiamo signore. Infatti, se voi vedete tutti i confronti, Buscetta chiama signor Calò, ed è come dire figlio di buona donna. Noi leggiamo signor Calò, ma in quel codice lì significa che io non ti riconosco che sei un don, non ti riconosco il tuo valore. Quindi tutta questa serie di vocabolari sono vocabolari, esiste una facoltà a Palermo, in Sicilia, che si occupa proprio di questo, cioè del linguaggio mafioso, che è estremamente interessante. E Buscetta la spiega questa cosa in alcune interrogazioni di fronte ai giudici. Lui dice apertamente: se io voglio che tu abbia paura di me, io non ti devo aggredire. Se io ti tratterò in un certo modo, tu avrai paura. Tutti quanti si aspettano dal mafioso l'immagine del mafioso cinematografico che arriva e ti dice: ehi, sono io, porca mia, che cazzo vuoi, vaffanculo, quella roba lì. Se io vengo e invece non ho nessuno di quegli atteggiamenti, allora è lì che ti devi preoccupare. Ecco, questa cosa qui fa parte di un codice linguistico, comportamentale, che si è radicato in centinaia e centinaia e centinaia di anni, che solo una persona che apparteneva a quel mondo era capace di comprendere. Ed è una delle cose su cui si è agganciato, più che Falcone con Buscetta, Buscetta con Falcone. L'episodio delle sigarette è uno di questi, famoso, ma ce ne sono stati tanti altri in cui per il mafioso alcuni gesti che a noi sembrerebbero normali sono gesti di rispetto, ma non rispetto alla figura, ma di rispetto umano, per il quale Buscetta decide effettivamente di aprirsi. Detto questo, io sono convinto che poi per Buscetta il rispetto di Falcone fosse una medaglia da mettersi sulla camicia e non certo viceversa. Dunque,
Chiedo altre due piccole cose e poi vi lascio il microfono. Marco, prima Pierfrancesco diceva, credo molto giustamente, Buscetta costruisce, forse lo facciamo tutti in piccolo, però siamo meno pericolosi di Buscetta, costruisce, no, una propria memoria, una propria facciata, una propria identità da dare in pasto pubblicamente e in lotta diretta ed implicita con la nuova mafia. Tu hai lavorato, tutto il film è costruito di elementi e di documenti, e poi però naturalmente c'è un lavoro di immaginazione su quella che può essere la psicologia dei personaggi, quei momenti secondo me formidabili in cui ci sono dei sogni, degli incubi e non solo, no? Allora vorrei proprio chiederti questo, su come hai lavorato su quello che non stava nei documenti. È chiaro che è una prerogativa degli artisti e degli autori, però ci aiuti un po' in questo caso come li hai definiti, li hai visti e poi li abbiamo poi visti noi. Ma, sì, quello che diceva Pierfrancesco, che noi abbiamo lavorato, non so su quanta percentuale, ma c'è, non so che percentuale sia, ma è una percentuale notevole di cose che non si conoscono o che non sono state dette, non lo saranno mai, e che bisogna immaginarle. Parliamo dei sogni, parliamo anche di tracce che sono vere, ma che sono state elaborate in maniera molto libera, per esempio quando lui parla del padre che abbraccia il bambino, poi abbraccia il ragazzino e poi che alla fine viene ucciso perché la mafia sa aspettare, c'è questo principio, no? La mafia sa aspettare, lui vuole morire nel suo letto, non è un grande progetto, però di fatto ci riesce, nel senso che la mafia ha dei tempi del tutto ha la forza di poter attendere di uccidere senza preparare l'assassinio. In questo quindi aggiungere o inventare alcune cose all'interno di situazioni reali, situazioni storicamente reali, e anche elaborare, per esempio, tutta la scena del maxi processo, se uno segue la cronaca, diciamo quasi che un po' tutti quei fatti che vengono raccontati sono nella cronaca, cioè l'attacco di epilettico, quello che si cuce la bocca, quello che si spoglia nudo e tanti altri, o le donne che irrompono e che dicono no, i nostri figli, i nostri mariti non sono assolutamente dei traditori. Però è chiaro che lì interviene, qui in un registro anche collettivo, quello che uno sa, lo sguardo, e non solo lo sguardo, il lavoro proprio di rapporto, perché sappiamo tutti che le riprese sono in qualche modo in un film, non dico il solo, ma è un momento di verità, non si può sbagliare, ecco, durante le riprese. E quindi lì si innesta un stare a proprio agio sul set e quindi lavorare con naturalmente gli interpreti e tirar fuori qualcosa che non è soltanto una cronaca o di quello che è accaduto in quel... Naturalmente ci sono almeno tre fasi in un film, che sono la scrittura, le riprese e poi l'edizione, il montaggio, il lavoro, per esempio, tutto un lavoro sulla colonna musicale, insomma, che poi alla fine portano a un film che è storico ma che è anche inventato. Ecco, volevo solo dire due cose. È vero, con Fausto si è lavorato molto di sottrazione, perché è stato uno dei... Ogni film ha delle sue
delle sue sfide particolarmente rischiose, e nel rapporto Buscetta-Falcone il rischio era che Falcone diventasse una bella figurina, insomma un eroe. Credo che siamo riusciti, per la bravura degli interpreti, a veramente a contrapporre non due tragicità, perché effettivamente i personaggi, i mafiosi, hanno tutti un registro tragico, ecco. Falcone non potrei dire che fosse un personaggio tragico, era un personaggio, un pessimista in fondo, uno che credeva nel cambiamento ma in una visione pessimistica della storia. Però lui era un uomo con una determinazione, in questo senso eroica rispetto al... perché lui rischiava la propria vita credendo in certi principi che, nonostante il grande sputtanamento dello Stato, e lui credeva comunque che valesse la pena di rispondere e costringere a difendere certi principi di legalità. Ecco, in questo senso anche lui forse è finito tragicamente, ma lui aveva una determinazione molto positivista, molto non cattolica per niente, insomma. Mentre invece nella loro dimensione tragico-farsesca, appunto, i mafiosi questa tragicità l'avevano più di lui. Anche Rina era un personaggio tragico.